Non è una conferenza facile, viene all'indomani di giorni difficili per me, per la Giunta, per il Consiglio Comunale, per la maggioranza ed anche per la città. Noi siamo onesti e siamo tosti. Da oggi inizia una nuova fase, parola del sindaco Cialente, che torna al suo posto quest'oggi dopo 11 giorni di dimissioni. Giorni difficili, ha detto Cialente, in una conferenza stampa durante la quale il sindaco ha annunciato diverse novità, a partire dall'ingresso in giunta come vice sindaco di Nicola Trifuoggi, procuratore per 45 anni, che ha lavorato anche all'Aquila, dove ha lasciato il cuore, visto che la moglie, Clelia Battista, è aquilanissima. Trifuoggi ha sottolineato che l'unica condizione che ha posto al sindaco per collaborare con questa giunta è la totale gratuità del suo servizio. A Trifuoggi andranno deleghe importanti: la carica di vice sindaco, la delega alla trasparenza, il comando della centrale di committenza, la delega alla polizia municipale e l'ispettorato all'urbanistica. Ma soprattutto, spiega Cialente, l'incarico di far vedere che quello che si è detto dell'Aquila negli ultimi giorni attraverso una campagna diffamatoria enorme su tanti giornali nazionali, l'ultimo, Il Sole 24 Ore, è assolutamente falso. L'Aquila è stata fatta passare per una città di magna magna, dice Cialente, deciso e con un tono tutt'altro che remissivo. Noi abbiamo mangiato la polvere delle demolizioni, i chilometri dei bambini che andavano a scuola all'Aquila pur abitando sulla costa, e tanta disperazione. Io ho visto che con le mie dimissioni, questa immagine di una città del malaffare, una città che del terremoto sta facendo un magna magna, dove addirittura sono tutti corrotti, è aumentato. Al punto tale che, vedete, io non credo mai ai complotti, però sono abituato sempre a chiedermi il perché delle cose. Sempre, sempre. Perché sta succedendo questo? Cosa può starci? C'è qualcuno forse che in questo paese, a fronte di una tragedia così grande, sulla quale è difficile intervenire persino per il governo? Mi sono chiesto, dai, c'è qualcuno che a questo punto si lava la coscienza col nostro sangue? Col nostro sangue, se ne lava le mani, dicendo: ma che volete? Lì ogni soldo che date va in un magna magna. Io vorrei dire che quello che noi abbiamo magnato, magnato nel magna magna è disperazione. Noi abbiamo mangiato la polvere delle nostre case, poi abbiamo mangiato la polvere dei campi di accoglienza. Forse qualcuno si è scordato cos'erano i campi in quei giorni di sole. Poi abbiamo mangiato la disperazione, tempi lunghi, chilometri e chilometri dei bambini che la mattina venivano a scuola all'Aquila pur di iscriversi all'Aquila, partendo da Pescara, bambini di 6 anni, 7 anni, 8 anni, che si svegliavano, si addormentavano in macchina, poi la sera venivano, facevano scuola e poi la sera tornavano a casa. Noi dobbiamo difendere l'immagine di questa città agli occhi del paese. Se qualcuno ha pensato, anche con un articolo, non è bello fare i nomi, però io credo che l'articolo di sabato del Sole 24 Ore segni un salto di qualità. Non si può dire su un giornale serio, al di là degli insulti personali sulla nostra condizione. Fra parentesi, è vero, sono un po' squattrinato. Io sono orgoglioso che dopo 20 anni che faccio politica sono uno abbastanza squattrinato. Non c'è niente di male, ma non faccio mancare niente ai miei figli. Questa è la cosa importante. Però gli insulti personali, anche sull'aspetto fisico delle persone, ma dire che questa città sta chiedendo all'Italia 60 miliardi è falso. Non è vero. Perché bisogna dire questa cosa all'Italia? Come facciamo noi a dire all'Italia che siamo gente per bene? Chi chiamare come testimone? Questa è stata una delle cose. E ho pensato, e lo ringrazio, a dottor Nicola Trifuoggi. Chi è Nicola Trifuoggi? È una persona che ha fatto magistrato, per lo più inquirente, per 45 anni. Lo ha fatto all'Aquila per molti anni, quindi conosce a fondo la nostra città. Poi lo ha fatto a Pescara. In questi 45 anni si è occupato un po' di tutto e si è dovuto occupare anche della pubblica amministrazione e ha lavorato da servitore dello Stato senza guardare
colori, parti. Lui aveva la legge, da questa parte, e cercava di capire se le persone seguissero la legge. Le regole sono alla base di una collettività. La democrazia esiste in quanto alle leggi. L'ho chiamato, gli ho detto: io ho bisogno di una persona che venga qui, soprattutto a ricostruire per gli italiani quello che abbiamo fatto. Se è ben chiaro, è impossibile che su 10, 15.000, 20.000 atti che noi abbiamo fatto non se ne sia sbagliato almeno uno. Ci sarà un errore di calcolo, ci saranno errori di grammatica, ci saranno errori di ortografia, certo. Qualche copia e incolla per cui esce qualcosa di allucinante, sì. Tutti sbagliano, forse anche questi giorni stiamo vedendo che anche qui ci sono stati degli errori, ma fatti in buona fede. Errare è umano. Ma io ho chiesto a Nicola Trifoggi: devi dire all'Italia se, ricostruendo tutte le vicende, cominciando da quella dei puntellamenti, che per l'ennesima volta dico che noi non volevamo fare in quel modo, ma abbiamo dovuto fare, e ce l'ha detto la Protezione Civile di farlo in quel modo, ci sono le firme di tutti quelli che erano i commissari e vice commissari allora, cominciando da quello, c'è una registrazione che appare, qualunque essa sia. Nicola Trifoggi in questo momento è una sorta di, ancora una volta, un servitore dello Stato, e deve dire all'Italia se questa è una città di persone per bene. Ho messo insieme due pensieri. Il primo è quello della stima per l'onestà di Massimo Cialente e della sua compagine amministrativa. Il secondo è stato l'indignazione per aver letto su giornali anche importanti una rappresentazione di una realtà di non so dove, ma attribuita poi all'Aquila, rappresentazione per la quale, come giustamente diceva Massimo prima, gli aquilani venivano presentati tutti come dei truffatori, approfittatori della situazione, speculatori perfino dei 300 morti del terremoto. Chi ha scritto quelle cose se ne assume naturalmente la responsabilità nei confronti di tutti. Lo ha fatto per ragioni più o meno comprensibili, più che meno comprensibili, per verità. Ma non è questa la realtà. L'Aquila è una città di persone serie, di persone per bene, che statisticamente ha qualche pecola che va dal grigio al nero, perché ci sta in qualsiasi comunità, in qualsiasi tipo di abitato, di città, che deve avere la forza, anche aiutato dalle istituzioni che ci stanno apposta, di liberarsi di queste pecore dal colore oscuro, quantomeno isolandole ed evitando che possano assumere o mantenere dei posti di responsabilità. Vedrà la magistratura, è inutile dire che io ho grande fiducia nella magistratura, sarebbe veramente originale il contrario, dopo 45 anni di magistratura. Provvederà per i singoli casi, però non mi è sfuggito che si tratta di fatti risalenti nel tempo. Per cui poi, perché montare uno scandalo per coinvolgere una città intera? Risponderà qualcun altro nelle sedi opportune. Ecco, questi due pensieri, la stima da una parte, la certezza di trovarmi fra persone per bene in questo consesso, e dall'altra l'indignazione, unite queste due idee dal collante dell'amore per la città dell'Aquila e per il rispetto dell'aquilanità combattiva di mia moglie. Non è un'aquilana qualunque, è una combattiva, ecco, e specie dopo il terremoto, direi.
Beh, L'Aquila è un piccolo centro, si conoscono tutti, insomma, ecco. Allora, tutto questo mi ha portato ad accettare, ma ci ho messo più tempo a esporre i motivi che non a pensarci. L'ho fatto immediatamente in un'ottica assolutamente di servizio. Ho posto una condizione irrinunciabile alla mia collaborazione, che io lavorassi per il Comune dell'Aquila totalmente gratis. Io non voglio nulla. Non voglio, non lo avrei detto se lui non me lo avesse suggerito. Adesso è importante anche questo. Cosa ha spinto Cialente a tornare al suo posto? Il grandissimo affetto delle persone, la manifestazione a testa alta di venerdì scorso, anche tante persone che lo hanno incontrato all'ospedale dove lavora. E io credo che gli aquilani, ne ho avuto la riprova in una manifestazione di affetto che, lasciatemi dire, quasi mi ha quasi sommerso, quasi inaspettata. Io ho capito che da noi non possono accettare nulla, e sapete perché? Perché gli aquilani hanno capito che noi siamo stati gli unici difensori. Ecco perché l'idea che solo uno di noi possa aver sbagliato, non parlo di Tancredi, perché Tancredi, a parte che era andato via al Consiglio Comunale, non era un consigliere di opposizione, poi è andato via, ma il fatto che un funzionario o addirittura il vice sindaco possa aver sbagliato è un qualcosa di terribile. È come sentirsi abbandonato veramente dal padre, come sentirsi abbandonato dal tuo custode. Questo è il senso di quel disorientamento della città. Però posso dire che delle migliaia di persone mi hanno fermato, soprattutto in ospedale dove andavo la mattina a lavorare. Mi ha colpito molto una signora che ho incontrato con il marito e con un'amica. Quello è stato un po', sapete quando uno fa un passaggio? Questa signora, mi hanno fermato come tutti, mi hanno salutato, coraggio, cioè, poi questa signora ha detto: le posso dire una cosa? Dico: certo. Dice: ma dov'è il suo senso di responsabilità? Per me quello è stato come uno scossone. Ora uno sguardo ai prossimi giorni. In settimana l'incontro con il ministro Saccomanni dell'economia, perché il miliardo che stiamo chiedendo, dice, è assolutamente necessario perché possa essere rispettato il cronoprogramma della ricostruzione. E poi un possibile ingresso in giunta, una sedia sarebbe pronta per l'ex ministro alla coesione territoriale Fabrizio Barca.